Buongiorno cari telespettatori, eccoci arrivati ad un'altra puntata di sicurezza alimentare. Intanto mi presento, io sono il dottor Nicola Serpieri, sono biologo dell'Ordine Nazionale Biologi, sono consulente HACCP ed anche manager della ditta Firenze HACCP. Noi eroghiamo consulenza sulla sicurezza alimentare alle aziende alimentari. Ma veniamo alla puntata di oggi. Oggi parleremo di corretta conservazione degli alimenti, quindi come conservare gli alimenti in un modo corretto, in modo che non ci provocano malattie alimentari. Innanzitutto bisogna dire che è il produttore di un alimento che sull'etichetta indica la corretta conservazione degli alimenti, questo per legge. Quindi ci dice se un alimento deve essere conservato in frigorifero o nel congelatore o a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. E inoltre, se deve essere conservato in frigorifero, per legge, il produttore deve indicare la temperatura alla quale conservare l'alimento. Quindi la prima cosa da fare è leggere l'etichetta. E quindi accertarsi sulle corrette modalità di conservazione. Essenzialmente individuiamo tre tipi di alimenti: alimenti che si possono conservare a temperatura ambiente, alimenti che vanno conservati in frigorifero, detti anche alimenti refrigerati, e alimenti che devono essere conservati nel congelatore, quindi in catena del freddo negativa. Innanzitutto parliamo degli alimenti refrigerati. Quasi tutti gli alimenti refrigerati devono essere conservati tra 0 e più 4 gradi centigradi. La temperatura di conservazione è una cosa, un parametro molto importante, in quanto quasi tutti i batteri pericolosi per la salute umana, come Salmonella, si moltiplicano tra 5 gradi e 47 gradi centigradi. Pertanto la corretta temperatura di conservazione è un parametro fondamentale per la sicurezza alimentare. È stato stimato addirittura che la cosiddetta catena del freddo, ovvero conservare gli alimenti freschi alla temperatura indicata dal produttore, quindi tra 0 e più 4, conservare quindi gli alimenti alla corretta temperatura è una delle cose che ha allungato la vita degli uomini. Dagli anni 50 ad oggi le conoscenze scientifiche sono aumentate, sicuramente le scoperte scientifiche che ci hanno influenzato nella nostra longevità sono i vaccini, gli antibiotici, la potabilizzazione dell'acqua e la catena del freddo, quindi conservare correttamente gli alimenti in temperatura corretta. Come facciamo a controllare che l'alimento refrigerato sta tra 0 e più 4? Nei frigoriferi industriali esiste un termometro, un display, che indica la temperatura, del frigorifero all'interno. Nei frigoriferi domestici, spesso questo display non c'è. Comunque, è possibile usare un termometro a sonda come questo, vedete? Il termometro a sonda è un termometro digitale che è caratterizzato dall'avere uno spillone d'acciaio e lo spillone deve essere inserito all'interno dell'alimento. In questo modo misuriamo la temperatura dell'alimento e andiamo a verificare dell'alimento conservato dentro il frigorifero. Andiamo a verificare quindi che questa temperatura sia corretta tra 0 e più 4. Questi termometri sono in vendita e facilmente reperibili. Quindi, la catena del freddo è un concetto importante. Non solo l'alimento deve essere conservato alla corretta temperatura una volta che siamo arrivati a casa, ma anche durante il trasporto dal negozio alla casa. Ecco che soprattutto d'estate questo è un punto critico, un punto a rischio, perché
Lo sbalzo termico potrebbe generare un rischio. Considerate che i batteri raddoppiano in appena 15 minuti e se la temperatura è troppo alta, pertanto è importante garantire appunto la catena del freddo anche durante il trasporto tra il negozio e la casa. Quindi se la temperatura ambiente è molto alta sarà necessario usare contenitori isotermici come quelli da picnic o quelli morbidi, in modo che non ci sia uno sbalzo termico e l'alimento arriva fresco a casa. Ed eventualmente anche usare siberini congelati che garantiscono la catena del freddo. Una volta a casa mettiamo gli alimenti in frigorifero e li consumiamo in tempi brevi, nei tempi più brevi possibili. Gli alimenti surgelati anch'essi sono da tenere in catena del freddo, quindi l'alimento surgelato deve essere conservato tra meno 18 e una temperatura inferiore a meno 18, quindi meno 18, meno 20, meno 25. Comunque è sempre il produttore che in etichetta ci indica la corretta temperatura di conservazione dell'alimento surgelato. Allora, bisogna anche parlare di alimenti da conservare a temperatura ambiente. Gli alimenti da conservare a temperatura ambiente devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto, fresco, areato in un modo corretto, in modo che non ci sia una contaminazione da muffe, non ci sia un imbrattamento dell'alimento che può andare ad incidere sulla sicurezza alimentare. Inoltre è importante evitare che gli alimenti entrino in contatto con animali infestanti come roditori, topi, ratti, scarafaggi, blatte o mosche che potrebbero andare ad intaccare la sicurezza alimentare. Parliamo quindi anche di scongelamento corretto. Se noi prendiamo un prodotto surgelato e vogliamo scongelarlo, la cosa importante è capire che bisogna evitare lo scongelamento a temperatura ambiente. Quindi lo scongelamento corretto è quello che avviene in frigorifero. Quindi prendiamo il pezzo dal surgelatore, lo mettiamo in frigorifero a 4 gradi centigradi e entro 24 ore lo cuociamo e lo mangiamo. Questo è lo scongelamento corretto. Se vogliamo effettuare uno scongelamento rapido, invece, possiamo farlo ponendo l'alimento surgelato in una vasca con acqua fredda, però entro un'ora e mezzo l'alimento deve andare in cottura. Quindi diciamo che è sconsigliato lo scongelamento a temperatura ambiente proprio per i motivi di cui si parlava prima. I batteri si moltiplicano molto rapidamente a temperatura ambiente e questo è un rischio. Ricordatevi che anche il prodotto surgelato contiene una sua carica batterica. È importante decongelare bene, scongelare bene gli alimenti surgelati prima della cottura, soprattutto se parliamo di materie prime a base animale, per esempio carni, pesci, crostacei. Questo perché? Perché in fase di cottura per garantire la sicurezza alimentare, quindi garantire che l'alimento non provochi malattie alimentari, è molto importante la temperatura raggiunta al cuore del pezzo. E quindi se voi capite che se mettiamo a cuocere una carne parzialmente scongelata, questo è un rischio, in quanto cuociamo bene l'esterno della carne, ma l'interno della carne rimane, non raggiunge la temperatura di sicurezza che ci garantisce la sicurezza del prodotto finito. Questo chiaramente dipende anche dal metodo di cottura. Se facciamo una cottura in umido molto prolungata, a vapore, a pressione, la cottura è così potente e così prolungata nel tempo che allora la temperatura raggiunta al cuore del pezzo potrebbe essere quella corretta. Comunque sia, ricordatevi sempre che carne, pesce, crostacei devono essere scongelati bene
anche al cuore del pezzo, prima di essere messi in cottura. Invece alcune altre materie prime, come pisellini, verdure surgelate, possono andare direttamente in cottura, in quanto la cottura in quel caso sarà in umido, sarà una cottura prolungata e sicuramente la temperatura al cuore raggiunta dall'alimento è una temperatura di sicurezza. Ecco, parlando di cottura, trattamento termico, cosa bisogna dire? Che il trattamento termico è una delle fasi della lavorazione degli alimenti più importante, in quanto con la cottura distruggiamo virus, distruggiamo batteri, e quindi il trattamento termico è una fase importante per ridurre il rischio. Ecco che però la cottura deve essere effettuata in un modo corretto. Quindi la cottura deve essere, diciamo, potente e deve garantire il raggiungimento di una temperatura di sicurezza al cuore del pezzo durante la fase di cottura stessa. Le materie prime più contaminate, quindi quelle da cuocere sempre molto bene anche al cuore, sono il pollame crudo, il suino crudo e anche in misura minore il bovino crudo. Anche il pesce, i crostacei devono essere cotti bene al cuore. Si dice che la temperatura da raggiungere durante la cottura per le materie prime più contaminate dovrebbe essere almeno 74 gradi centigradi e questo ci garantisce la distruzione di batteri, di virus in un modo sufficiente. Per la carne di pollo, per esempio, è importante che la carne diventi tutta bianca in fase di cottura, anche vicino all'osso, non deve rimanere rosata, perché se rimane rosata vuol dire che la cottura è stata insufficiente. E quindi non adeguata. Detto questo, l'ultima cosa che vi dico è importante per la conservazione degli alimenti è l'abbattimento termico. Quindi, se facciamo una cottura di un alimento e l'alimento lo vogliamo mettere in frigorifero, dobbiamo eseguire la fase di raffreddamento il più rapidamente possibile. È questo che ci dice la legge. E pertanto usare l'abbattitore di temperatura o il bagnomaria con acqua fredda e ghiaccio. Con questo è tutto, questi sono pochi spunti. Se volete approfondire tutte queste tematiche, visitate il nostro sito www.firenzehccp.it oppure partecipate ai corsi di formazione HACCP che noi facciamo. Arrivederci, grazie.